Salve a tutti, benvenuti al corso di italiano B1. 大家好，欢迎来到意大利语 B 级别教程。Io sono Susi. Lezione 27. Il superlativo assoluto. Ciao a tutti. In questa e nella prossima lezione vedremo come si forma il superlativo dei aggettivi qualificativi. 大家好，在这一讲和下一讲中呢，我们将来学习平直形容词的最高级。Il grado superlativo include quello assoluto e quello relativo. 最高级中呢，包含绝对最高级和相对最高级。今天我们先来学习绝对最高级 il superlativo assoluto。那么什么是绝对最高级呢？我们先来看几幅图片。大家可以用意大利语来形容一下你对所看到的图片的第一感觉吗？首先我们来看第一张 La frutta di Martorana。 有同学说 È la frutta no? Ci sono tanti tipi diversi。不知道大家有没有尝过 frutta di Martorana? 这是意大利西西里岛，尤其是 Palermo, Messina, Agrigento, Trapani 的传统特色甜点，由 farina di mandorla 和 zucchero 混合而制成，其形状往往是 frutta, ortaggi 或 pesci。 此时的大家是不是有点馋涎欲滴呢？La frutta di Martorana è un tipico dolce siciliano buonissimo. 第二张图，我们来看。Chi è questa signora? La conoscete? Mi dispiace, non la conosco. Posso dire che è una bellissima donna. È Monica Bellucci, la famosa attrice e modella italiana.是的，的确是 Monica Bellucci, la famosissima attrice e modella italiana。 第三张图。 Wow, uno è molto più alto di un altro. Quello a sinistra è molto più basso di quello a destra. 这两个人中，一个长得非常高 ,altissimo, 另一个则长得非常矮 ,bassissimo。第四张图。 Ma è Milano? Davanti il Duomo? Cioè in piazza del Duomo? Ci sono stato, ma come mai c'è così tanta gente? Infatti, ci sono un sacco di persone in piazza. Bravi, di确在 Milan, 也的确有很多很多的人。Ci sono tantissime persone in piazza. 第五张图。 In estate, fa caldo. Sta anche sudando. 酷暑难耐的夏季总是很热。Fa caldissimo. E lui è sudatissimo. Sudare, 动词流汗。Sudato.形容词流汗的。第六张图。 Fa molto freddo. Fa un freddo cane. 大家都不错，记住之前我们学过的 fa freddo cane， 冬天的确是太冷了， fa freddissimo。 大家有没有发现以上我们所使用的形容词 buonissimo, bellissimaFamosissima, altissimo, bassissimo, tantissime, caldissimo, sudadissimo, freddissimo, 都是以 issimo, issima, issime 结尾的，表示的是不是都是非常非常，很很，太怎么怎么怎么样。对了，这就是形容词绝对最高级的表现形式之一。绝对最高级嘛，从绝对两个字眼中就可以推出，
某人、某物、某事，在某人的心中所占据的地位呢，是最怎么怎么怎么样的，也就是它没有比较范围哦。那它具体是如何从一般的形容词变到以 issimo 结尾的呢？一般形容词原型都是以 o 或者 a 结尾，我们呢把末尾元音去掉后再加上 issimo。 比如说 bello， 把末尾元音 o 去掉后再加上 issimo 变为 bellissimo。 buono， 把末尾元音 o 去掉后变为 buonissimo。 generoso，把末尾元音 o 去掉后变为 generosissimo。 grasso， 去除末尾元音 o 加上 issimo 变为 grassissimo。 caro， 去掉末尾元音 o 加上 issimo 变为 carissimo。 morbido， 去掉末尾元音 o 加上 issimo 变为 morbidissimoGrande， 去掉末尾元音 a 加上 issimo 变为 grandissimo。 Forte， 去掉末尾元音 a 加上 issimo 变为 fortissimo。 Vivace， 去掉末尾元音 a 加上 issimo 变为 vivacissimo。 Gentile， 去掉末尾元音 a 加上 issimo gentilissimo。 Veloce，去除末尾元音 a 加上 issimo 变为 velocissimo。 sottile， 去除末尾元音 a 加上 issimo 变为 sottilissimo。 那么 antico、 lungo 这种以 co 或者说是 go 结尾的形容词呢，大家要注意了，我们要把末尾元音去掉后再加上 aga，然后再加上 issimo， 也就是 antico， 去掉末尾元音 o 之后要先加上 aga， 然后再加上 issimo 变为 antichissimo。 同样道理 lungo， 末尾元音 o 去除后加上 aga 再加上 issimo 变为 lunghissimo。 怎么样，大家愿不愿意试一下把以下形容词原级变为最高级？ leggero， leggerissimo。 prezioso， preziosissimo。 comodo， comodissimo。 impegnato， impegnatissimo。 largo，larghissimo。 faticoso， faticosissimo。 ricco， ricchissimo。 ragionevole， ragionevolissimo。 regolare，regolarissimo。 facile， facilissimo。 semplice， semplicissimo。 pesante， pesantissimo。 当然变为绝对最高级的形容词同样要跟着名词的阴阳单复数而变为，比如说L'Italia è un paese bellissimo e gli italiani sono simpaticissimi。 意大利很美，意大利人很讨人喜欢。 Shanghai è una città grandissima e modernissima。 上海是一座非常大也非常现代化的城市。 Stanno restaurando un palazzo vecchissimo。他们在整修这座很老的房子。 Oggi il cielo è limpidissimo， 今天的天空非常明朗。以上呢
是品质形容词，绝对最高级，以 issimo 结尾的一种形式。某些形容词绝对最高级呢，还可以由 archi、extra、stra、hyper、ultra、super 再加形容词组成。比如说 ，stufo 的绝对最高级呢为 stufissimo， 但是呢，它同样可以是 archi stufo。famoso 可以是 famosissimo。也可以是 archifamoso。 noto notissimo 也可以是 archinoto。 contento contentissimo 也可以是 archicontento。 coraggioso coraggiosissimo 也可以是 archicoraggioso。forte fortissimo 也可以是 extra forte。 potente potentissimo 也可以是 strapotente。 ricco ricchissimo 也可以说 straricco。 vecchio vecchissimo 也可以是 stravecchio。sensibile sensibilissimo 也可以是 ipersensibile。 agile agilissimo 也可以是 iperagile。 veloce velocissimo 也可以是 ultraveloce。 moderno modernissimo 也可以是ultra moderno。 bravo bravissimo 也可以是 ultra bravo。 timido timidissimo 也可以是 super timido。 efficiente efficientissimo 也可以是 super efficiente。 我们用以上单词来举几个例子。Sono arci stufo di dover obbedire sempre ai suoi ordini. Sono stufitissimo di dover obbedire sempre ai suoi ordini. 我最讨厌遵照他的指令办事。Sono arci contento di averti incontrato di nuovo. Sono contentissimo di averti incontrato di nuovo. 我非常高兴能再次见到你。È un'opera arcinota di Modigliani. È un'opera notissima di Modigliani. 这是一幅莫迪亚尼非常著名的作品。L'Italo è un tipo di treno ultraveloce. L'Italo è un tipo di treno velocissimo. Italo 是非常快的火车。Hanno creato un tipo di materia extra forte. Hanno creato un tipo di materia fortissimo. 他们发明了一种非常牢固的材料。Bill Gates è un uomo straricco. Bill Gates è un uomo ricchissimo. Bill Gates 是一位非常富有的人。È una metropoli ultramoderna. È una metropoli modernissima. 这是一座非常现代化的大都市。Marco è un operaio super efficiente. Marco è un operaio efficientissimo. Marco 是一位做事非常有效率的工人。除了以上两种去形容词末尾元音加 issimo 和在形容词前加前缀的形式，要表现绝对最高级，还可以在形容词前加上副词 molto。 我们把上文例句 L'Italia è un paese bellissimo e italiani sono simpaticissimi 可以改成
L'Italia è un paese molto bello e gli italiani sono molto simpatici. Shanghai è una città grandissima e modernissima. Kaichen, Shanghai è una città molto grande e molto moderna. Stanno ristrutturando un palazzo vecchissimo. Stanno ristrutturando un palazzo molto vecchio. Oggi il cielo è limpidissimo. Oggi il cielo è molto limpido. 如果在这里大家觉得以上三种形式来表现绝对最高级都太难了，记不住，当然也有一种最简单的方式，也就是重复形容词来表现绝对最高级。比如说， vivo in un appartamento piccolo piccolo 等于 vivo in un appartamento piccolissimo. 我生活在一间非常非常小的公寓。 In inverno a Torino fa freddo freddo. 也就是 in inverno a Torino fa freddissimo. 冬天的都灵很冷很冷。 È una ragazza bella bella e sono innamoratissimo di lei. 是一个非常非常漂亮的女孩，我非常爱她。 Mamma mia, com'è brutto Michele! È così magro magro. Michele, tuo ciò? Fasci namma namma da show. 综合以下呢，在这堂课中所讲的绝对最高级，我们可以使用以形容词去末尾元音后再加issimo，在形容词前加前缀 archi, extra, stra, iper, ultra, super. I 副词 molto 来修饰形容词，或者重复形容词。课程最后呢，我们来边听意大利 cantautore Edoard Vianello 在1963年演唱的《Abbronzatissima》， 边用形容词绝对最高级的形式呢来为歌词中的空缺处填空。歌曲呢将被播放两遍。 Buon ascolto e buon divertimento. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare. Com'è dolce sentirti respirare con me, sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar, non potrò dimenticare. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Come
imparare con me. Alla prossima puntata. Ciao!